questo ospedale. Camminerai. Con la stessa espressione grintosa di quel giorno, te lo prometto. Lo so, a volte la vita sembra così ingiusta. Reagire sembra impossibile. Aiutami. Jenny. Aiutami. Papà, ti prego. Uccidilo. Uccidilo! Eccolo lì. Comincia a scendere. Ecco, gli stiamo sopra. Di contattare l'elicottero di Wells, potrebbe darci qualche informazione. Ok. Ron Hubbard chiama l'eliporto di South Bay. Mi sentite? Passo. Allora, ce l'hai? Certo, tutto fatto. Fa vedere. Deve essere roba molto appetitosa. Se vogliamo fargli dei bei primi piani. Sarà sufficiente. Sono 30 kg con l'osso. Bene. Proprio quello che ci voleva.
C'è qualcosa alla deriva sulla destra. Andiamo a dare un'occhiata. Ecco perché l'elicottero di Wells non rispondeva più. È stato lui, maledetto squalo. E starà ancora là sotto. Lo sento. A posto. Ok. Bene, prepariamo la telecamera. Tu pensi che funzionerà? Il gioco vale la candela. Farà arrivare le immagini di uno squalo assassino in casa di milioni di persone. E farà arrivare il tuo nome nel giro grosso. E quello del mio cameraman. Ho detto no. La barca è mia, gli ordini li do io. No, per Dio. È il mio squalo. E tocca a me. Scendo io. Non dire sciocchezze! Qui non si tratta del tuo squalo. Non è una vendetta personale. Ci saranno molti altri morti se non la facciamo finita. Oh, Cristo, Peter. Credi che io non capisca che cosa senti? Ma quella bestia è lì sotto e sta aspettando il momento di attaccare. Come ha fatto con Mike, i ragazzi, tua figlia e Wells. E c'è un solo modo col quale possiamo annientarlo, ma è rimasta una sola cintura con la dinamita. È inutile rischiare la pelle tutti e due. Io sono andato a caccia di squali per tutta la vita. Mentre tu hai scritto solo libri su questo argomento. Sono io l'esperto. E ci vuole un esperto per questo bastardo. Peter, tu mi servi qui. Qui sopra la barca, perché se mi trovo nei guai, tu sei l'unico che può tirarmi fuori. Allora, sono stato abbastanza convincente? Va bene, va bene. È inutile star qui a litigare come due imbecilli. Non c'è tempo da perdere. Certo che quando ti ci metti sei un gran rompiballe, lo sai. Dai, siediti che ti aiuto. Forza, dammi il braccio. L'altro adesso. Forza.